Se siete come me, che quando andate in giro in città anche tutti i giorni avete sempre un branco di ammendicoli dietro, avrete sicuramente bisogno di una tasca utility a tracolla. E io ho preso questa qui e adesso la vediamo insieme. Salve amici, oggi parliamo della tasca utility che ho preso, della MFH. Al negozio questa era prezzata 25 euro e me l'ha messa 23. È un oggettino un pochino particolare, non è l'oggetto per il fighetto che va in giro in città con gli abiti firmati, va bene giusto per Taprak Bang e per quelli che come Taprak Bang vanno in giro pensando più all'utilità e a quello che può succedere che all'essere col vestitino firmato. E questa per 23 euro mi sembrava un'ottima presa. Allora, vediamo un po' com'è composta. Ha una tracolla che pare molto robusta, con moschettoncini in plastica che non sono niente di che, ma che hanno una robustezza più che adeguata al tipo di lavoro che deve fare, che non è che questa contenga mai 100 kg di roba. Non è uno zaino, è una tracollina. Ha un coperchio, tra virgolette, non so come chiamarlo, che però si può levare. Qui ci sono i blocchi e questo può essere tolto e messo e portata senza questa ribattola sopra, che però a me piace e farà parecchio comodo, perché qui in questa tasca qui davanti ci starà la portata di mano le chiavi. E quindi è tutto a posto. Qui dietro ci sta la portata di mano, i documenti, che è trasparente, lasciandomi tutto il resto della borsetta a disposizione. Borsetta che è piena di pad molle davanti e di dietro, quindi si può sicuramente personalizzare anche di fianco. Si può personalizzare a livello di trasporto di oggettini. Ci aveva uno zip pull in un cordino che non mi piaceva, ce n'ho messo uno della Green Dog. Vediamo com'è fatta dentro. Allora, sarà un po' difficile, ma cercherò di farvi vedere. Sulle due estremità, di qua e di qua, all'interno ci sono due taschine, però senza chiusura, aperte. Due organizer aperti. E poi ci sono un sacco e mezzo di anelli di elastico. Per la precisione è un elasticone cucito che fa 4 loop di elastici su una parete e 4 loop di elastico sull'altra parete. Allora, io questa l'ho presa per l'uso di tutti i giorni. In realtà la vedo molto bene come borsa per il poligono. Le armi sono entrambe scariche, le ho controllate fuori dalla telecamera. Qui volendo ci si possono mettere 2-3 pistole, infilatene anche 4, infilatene nei ganci. Basta mettere qualcosa nel mezzo per evitare che le armi tocchino l'una con l'altra, tipo un vecchio tappetino del mouse. In ogni caso io non l'ho presa per uso poligono, l'ho presa per l'uso quotidiano di tutti i giorni e mi sembra che sia un'ottima presa, specialmente per 23 euro. Ora, questo per esempio che è un portacaricatori, potrebbe servire per portare organizzate, diciamo, una torcia elettrica e una pinza wave. Uno se lo mette passandolo attraverso i pad molle, lo metti così, per esempio, chiudere si chiude agevolmente lo stesso. La prendo, c'è cioè a portata di mano per la torcia e per la pinza wave. Questo è un portaborraccia, potrebbe stare qui di fianco. Siamo già sull'outdoor perché la borraccia in città io di solito non la porto, però se uno volesse, insomma. Mi piace molto la flessibilità che danno gli oggetti con i pad molle. E si possono personalizzare molto bene e credo che questo borsetto mi sarà utile.
parecchio, ma parecchio utile. Poi magari faremo un video del mio EDC. Benissimo, comunque mi sembra che questo oggettino sia veramente carino. Bene, MFH, secondo oggetto di questa marca, secondo oggetto che mi piace, quindi la terrò d'occhio e vedrò, e sono oggetti abbastanza economici, vedrò un po' come sfruttare questa marca al meglio. Noi ci salutiamo qui e ci vediamo alla prossima.